Ancora una taglia. Potrebbe tornare utile. Sì.
Allora, cosa vuoi da me, O'Brien? Sono felice che tua moglie sia viva. Sì, ok, ma cosa vuoi? Come sai, gli infetti, i furiosi, stanno mutando. Alcuni sono più veloci. Abbiamo messo a uno di loro un bracciale localizzatore. Stiamo tracciando i loro movimenti e monitorando il virus. Ok, cosa vi serve da me? Ora è nel territorio della milizia. Certo. È inavvicinabile. Già, zona protetta, avamposti con RPG. Esatto. Questo cos'è? Quando l'avrai trovato, ho bisogno che tu faccia una cosa per me. Qui c'è il necessario per una biopsia. Servono campioni di sangue e tessuti. Ce la farai? Troverò il modo. Comunque, bella uniforme, caporale. Ti dona? Fottiti. Il segnale di rilevamento proviene dal Monte Scott. C'è una caverna. Il soggetto che stai cercando ha un metabolismo superaccelerato. Potrebbe trovarsi lì. Dovresti svolgere un'ulteriore verifica. Abbiamo inviato lì una squadra, a piedi, ma non sono mai tornati. Se li trovi, avvisami. Diversi di noi qui attendono risposte. Quindi, che altro puoi dirmi del furioso che stai seguendo? Restano parecchi punti oscuri. Sappiamo solo che gli infetti stanno mutando. Si tratta di qualcosa come un salto evolutivo di milioni di anni. Pensiamo che stiano comunicando tra loro attraverso i feromoni, come formiche, api e altri. Sai, eppure a me sembra che tu stia sparando un sacco di stronzate. Pensala come vuoi. Visto il nostro soggetto di studio, cambierai idea. O'Brien, chiudo. Brian, sono alla caverna e sto per entrare. Voi siete pronti? Sì, è tutto a posto. Oh, cazzo. Chi c'è? Furiosi. Ci sono furiosi ovunque. Ehi, O'Brien, sai che fine hanno fatto i tuoi uomini? C'è un'orda da queste parti? Non ne ho idea, sono scomparsi nel nulla. Ricorda che se li trovi, molti di noi ti saranno grati. Ah, certo, la gratitudine cambia tutto. Comunque, ok, va bene. Vedrò di farlo. Chiudo. O'Brien, quanti uomini ci sono, insomma? Quanti ne hai persi? Quattro. Quattro uomini. Un ricercatore e tre soldati. Dio santo, O'Brien, che ci faccio qui? Il ricercatore, Coop, è un mio caro amico. Se mi aiuti farò il possibile per aiutare tua moglie. O'Brien, chiudo. Brian, mentre cerco il tuo furioso, dammi qualche dritta, parlami del virus. Sì, insomma, a parte le informazioni che già conosco. In caso di contatto con il virus, la probabilità di contagio sfiora il 100%. Nelle prime settimane quasi tutti i bambini sotto i 12 anni sono morti. Colpa del rapporto tra la pubertà o la sua assenza e la risposta immunitaria. Anche quasi tutti gli ultra sessantenni sono deceduti. I loro organismi non sono stati in grado di gestire le repentine mutazioni a livello cellulare. Tutti gli altri infetti si trasformano al mutare dei geni. Il problema è che il virus muta a ritmo esponenziale. Lo so, non fai che ripeterlo, ma che significa? Significa che il soggetto infetto, il furioso che stai cercando, è diverso da qualunque altro. Abbiamo rilevato e identificato più di 12 mutazioni. 12? Sì, ed è solo l'inizio. Non crederesti alle schifezze che abbiamo visto. Beh, in realtà ci credo. St. John, chiudo. Su di qua. Brian, ho trovato il tuo uomo. È morto. Si chiama G. Hernandez. Come
Non sono un coroner, O'Brien. Cosa vuoi che ne sappia? Qualcosa l'ha aperto in due. Questo furioso che sto cercando, c'è qualcosa che non mi hai detto? Non che mi risulti. O'Brien, chiudo. Un altro razzo. Sarà un altro uomo di O'Brien. Ehi, mi senti? Muovi un braccio o qualcosa se riesci a sentirmi. Equipaggiamento della Nero. Sarà andato di qua? Forse qui. Che diavolo era? È andato giù veloce. O'Brien, ho trovato un altro dei tuoi. Il tesserino dice H.S. Patterson. Ok, grazie per avermi avvisato. Non l'hai chiesto, O'Brien. Chiesto cosa? Se fosse vivo o morto. Risponde alla radio da 12 ore. Tutte le loro radio sono mute da 12 ore. Non serve chiedere. Grazie per l'aiuto. O'Brien, chiudo. Un altro razzo. Ok, questo è l'ultimo. Come lo raggiungo? Forse qua giù. Che diavolo è stato? Ti ho accolto alla sprovvista. O'Brien, ne ho trovato un altro. Il tesserino dice che si chiamava Robinson. Ok, grazie. Partirò alla famiglia. Quindi voi avete delle famiglie? Siete riusciti a salvarle quando è andato tutto a puttane? Non mi vergogno di essere stato fortunato, o più fortunato di altri. Sì, alcuni di noi hanno portato via la famiglia, non tutti, qualcuno. È un'ottima notizia, O'Brien. Buon per te. Ehi, non è colpa nostra. Certo, ma nemmeno degli altri. Ecco l'ultimo. Cooper, ci sei? Ce n'è. Sì, non è un bello aspetto. Oh, merda. Che cazzo è successo? Brian, ho trovato l'ultimo dei tuoi. Un certo Cooper. Ricevuto. Aspetta, è ancora vivo, aspetta. Ehi, hey, Cooper. Ehi, guardami. Sono qui per aiutarti, capito? Cooper, rispondi! Sono, mi spiace, sono morti. Tutti morti. Andiamo. Che succede, Deacon? Cooper! Ha le gambe rotte. Non muoverti, sta con lui. Mando un'altra squadra. No. La mia tuta è andata. Non ce la faccio. Voglio parlare con Jen. Chiamate Jen, subito! Cooper, chi vi ha attaccato? Cos'è successo qui? Era veloce. Ci ha colti di sorpresa. Dire che è stato un furioso a fare questo. L'ombra. Cooper, mi senti? Jen! Sono qui, mi senti? Non pensavo che avrei sentito ancora la tua voce. Ascoltami, ti riporteremo a casa, ok? Hai capito? Coop! Jen, è stato bello. Portala via da qui! È morto.
Ricevuto. O'Brien, chiudo. L'ombra. Che cosa ho a che fare qui, O'Brien? Dimmi. I ragazzi del laboratorio mi chiamavano Umbra. Umbra? Perché si allunga? È vero. Che fa? No, è solo veloce. L'abbiamo visto toccare i 60 km orari. 60? Ed è anche forte. Forse dovresti rinunciare. No. Al diavolo. Non c'è proprio niente. Centri. Ora scappiamo. L'ombra forse è un dispositivo di rilevamento. Prendilo, possiamo usarlo per tirarti fuori. Cosa? Come, O'Brien? Con gli infrarossi possiamo seguire i movimenti dell'orda. Prendilo. O'Brien, ho i tuoi campioni. St. John, via da lì! Cosa? Va via da lì subito! Arriva un'orda! Cazzo, uno scherzo! Merda, si stanno avvicinando! E ora di chiudere la questione. Bruciamo tutto! Cristo, Brian. Ce l'hai fatta? Sì, ce l'ho fatta, non grazie a te. Trasmetto le coordinate. O'Brien, chiudo.
Brian, sono morti in quattro per questo. È valsa la pena. Ma che diavolo dici? Erano miei uomini. Non c'è bisogno di. Te ne vai ricordi... in giro volando su un elicottero sopra Lincoln, poi strisci nel tuo comodo bunker sotterraneo. Dove accidenti sei tu? Tu non sai come funziona qui fuori. Quanto costa sopravvivere? Conoscevi quegli uomini, Cooper. Non avevano idea di cosa li aspettasse, ma tu sì. Vero? Eh? Vero! Chiamami quando tu e tua moglie siete pronti per l'elicottero. Forse stavolta ci salirai con lei. Predatori di pattuglie, da dove arrivi questa moto, eh? Sì, varrà qualche credito. Ricorda, il capitano Curi lo descrive come uno dei nostri migliori centauri. Se ti scappa... non lo raggiungerai più. Questo è tutto da vedere. St. John, chiudo.
Perfetto. A posto. Pista giusta. Colonnello l'ho avvistato. Ma dai! Figlio di un cane! La mia moto! Va all'inferno! Dick, sai cosa fare? Spara alle gomme! Spara alle gomme! Proprio ricorda, il capitano Curi lo descrive come uno dei nostri migliori centauri. Se ti scappa, non lo raggiungerai più. Questo è tutto da vedere. St. John, chiudo.
Perfetto. Piena. Sì, lo sapevo. Il colonnello l'ho avvistato. No, ma dai, non ci arrendo! Eh? Figlio di un cane! No! 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 Merda! No! Ok, Dick, sai cosa fare? Spara alle gomme! Spara alle gomme! Andiamo, vecchio mio, eh? Direi che hai avuto una giornatina movimentata. Come piace a te. Non mi prenderai vivo. Beh, l'ho appena fatto. Non che mi interessi, per me cambia poco. Anarchici di merda. Colonnello, l'ho preso. Trasmetto subito le coordinate. Ottimo lavoro, caporale. Non lasciarmi qui.